Dopo lo scioglimento ieri del Consiglio Comunale di Bernalda, a guidare la città fino alle prossime amministrative sarà il commissario prefettizio Maria Rita Iaculli, l'inviato Umberto Vallone. La neocommissaria del Comune di Bernalda è già al lavoro. Questa mattina le prime riunioni operative per rispondere ai molti bisogni dei cittadini in questo particolare momento. Bisogna lavorare con piglio per la campagna di vaccinazione. Ci sono provvedimenti, come potete immaginare, di isolamento contumaciale da adottare. Insomma, è un periodo che richiede un impegno costante. Una nomina lampo dopo le dimissioni contemporanee ieri di 9 consiglieri comunali che hanno fatto decadere il Consiglio. Decisione arrivata dopo quella del sindaco Domenico Raffaele Tataranno, eletto nel 2019 in una lista civica, di transitare nella Lega, dopo le proteste di molti consiglieri comunali, dopo la mancata ricomposizione della crisi e dopo la nomina dell'ormai ex sindaco di una giunta composta da esterni. Ieri le dimissioni dei 9 consiglieri e subito dopo la nomina della commissaria, ma non si è trattato di un atto politico. La legge prevede che il prefetto nomini un commissario prefettizio proprio per garantire la continuità della gestione della macchina amministrativa. Quindi nessuna valutazione di altro segno, soltanto garantire al comune, quindi ai cittadini, la continuità dei servizi amministrativi. E oltre al presente da amministrare, a Bernalda la commissaria già progetta il futuro. Se effettivamente con la campagna vaccinale ci sarà una svolta decisiva, dobbiamo riprogrammare una ripresa per questo territorio, per quello di Metaponto, anche incentivando il turismo attraverso il prolungamento della permanenza e una qualificazione della permanenza stessa.